Buongiorno e buon anno. Questa è la prima volta che ci sentiamo nel 2014, quindi anche se ormai l'anno è cominciato da qualche giorno, tanti auguri a tutti. I libri che erano in evidenza la volta scorsa erano un bellissimo romanzo breve di Enrique Manuel Smith, che è Il Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, e l'altro è uno dei miei libri culto, che è Rinascimento privato di Maria Bellonci. Parleremo presto anche di romanzo storico perché è un genere che mi sta molto a cuore, ma io ho delle idee precise anche sul romanzo storico, quindi magari ne farò parte anche a voi e se qualcuno vorrà discuterle sarò ben lieta, di farlo. I libri che sono in evidenza alle mie spalle, questa settimana sono molto facili perché, sono dei libri del nostro catalogo, precisamente sono gli ultimi due nati del catalogo cartaceo di Edizioni Esordienti Book, e sono due libri che, diversi tra loro, ma che mi piacciono molto, che sono molto lieta di aver pubblicato e spero che abbiano buon successo. Tra l'altro, in questo periodo e fino al 31 gennaio, molti dei nostri titoli sono in promozione su vari web store a 99 centesimi. Quindi questo è per favorire anche, invogliare forse anche chi ha ricevuto per Natale magari un regalo, in regalo un tablet o un e-reader e quindi magari ha piacere di farsi una piccola biblioteca anche digitale, e questa è un'ottima occasione quindi per farlo con poca spesa. Oggi volevo lasciarvi un paio di riflessioni. Riflessioni sul fatto che i libri sono pillole di benessere e anche pillole di libertà. E lo volevo, diciamo, fermare citando due autori molto importanti. Allora, il primo è Umberto Eco, che nelle sue sei passeggiate nei boschi narrativi e precisamente nella quinta passeggiata, Lo strano caso di via Servandoni, dice che la narrativa ci fa sentire a nostro agio per due ragioni. Allora, la prima è che l'invito dell'oracolo di Delfi, conosci te stesso, è limitato a un'opera di finzione, quindi non è nel mondo reale. Ma c'è anche un'altra ragione, scrive Eco, per cui la narrativa ci fa sentire a nostro agio rispetto alla realtà. C'è una regola aurea per ogni crittoanalista o decrittatore di codici segreti, e cioè che ogni messaggio può essere decrittato a patto che si sappia che è un messaggio. Il problema col mondo reale è che ci stiamo chiedendo da millenni se ci sia un messaggio e se questo messaggio abbia un senso. Con un universo narrativo noi sappiamo per certo che esso costituisce un messaggio e che un'autorità autoriale sta dietro a esso, come sua origine e come insieme di istruzioni per la lettura, e quindi rassicurante. L'altra riflessione, invece, quello dicevo che la buona narrativa, stiamo parlando di narrativa precisamente, è anche un'opera che ci dà delle pillole di libertà. È tratta da Lettera a un aspirante romanziere di Mario Vargas Llosa. Dice: il gioco della letteratura non è innocuo. Prodotto di un'intima insoddisfazione nei confronti della vita, quale essa è, la finzione è anche fonte di malessere e di insoddisfazione. Perché colui che attraverso la letteratura vive una grande finzione, torna alla vita reale con una sensibilità molto più vigile di fronte ai suoi limiti e alle sue imperfezioni, reso cosciente da quelle magnifiche fantasie del fatto che il mondo reale, la vita vissuta,
sono infinitamente più mediocri della vita inventata dai romanzieri. Quell'inquietudine verso il mondo reale che la buona letteratura alimenta può, in determinate circostanze, tradursi anche in un atteggiamento di ribellione nei confronti dell'autorità, delle istituzioni e delle consuetudini stabilite. E, prosegue Vargas Llosa, ecco perché i regimi totalitari molto, molto spesso censurano proprio la narrativa, anche non soltanto la saggistica, comunque le opere più squisitamente di pensiero politico. Con queste due diverse interpretazioni, comunque molto interessanti, della narrativa, vi lascio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.